2 su 2 per la cestistica San Severo, che anche questa sera ha la meglio sulla Stella Azzurra Roma, imponendosi per 102-92. Buonasera a Luca Becchi, coach, un suo commento. Sì, oggi è stata una partita, come tutti hanno visto, quelli che hanno potuto vederla, chiaramente completamente diversa. È stata una battaglia, la Stella si è presentata con una faccia diversa, molto intensa, molto energetica. Il primo tempo abbiamo fatto fatica difensivamente, soprattutto nei secondi tiri, quindi nelle seconde opzioni le palle vaganti erano più aggressive di noi in tutte le situazioni del campo. Siamo stati bravi a rimanere a contatto con buone percentuali da tre punti. E l'inerzia è stata mantenuta per loro, noi facevamo fatica perché non riuscivamo a coinvolgere tutti i giocatori, a trovare i vantaggi giusti. Però ancora una volta, magari dove non arriva la lucidità, dove non arriva la tecnica, in queste partite deve arrivare il cuore. E abbiamo cambiato marcia difensivamente, siamo riusciti a alzare e aumentare l'intensità difensiva e da lì ne sono nati canestri in contropiede che hanno poi breccato la partita. Beniamino Pascale del quotidiano L'Attacco, è un 2-0 e si parte per Roma alla conquista della permanenza in Serie A. Cosa è accaduto nell'ultimo quarto? Come dicevo, siamo stati bravi a alzare l'intensità difensiva e da questo si è creata una grande empatia fra tutti i giocatori. Abbiamo incominciato a, quindi di conseguenza, alzare il ritmo offensivo e ne sono nati dei canestri semplici, fra virgolette, perché comunque il nostro contropiede ha iniziato a funzionare, cosa che non era successo nei primi tre quarti. Luca Ficucello del Corriere di San Severo si concentra più che altro sulla prova collettiva di San Severo. È un ottimo segnale questo per Roma? Allora, è un ottimo segnale, però ci tengo, come ho detto ai ragazzi, e ci tengo a dire a tutti che l'ultimo step è quello più importante e quello più difficile. Quindi abbiamo visto oggi che la Stella è una squadra che compete, dobbiamo mantenere lo stesso piglio, dobbiamo andare con la stessa aggressività e dobbiamo guadagnarci la salvezza sul campo. 2-0 non vuol dire niente. Coach, però sicuramente vincere queste due era fondamentale. Al di là della vittoria, dopo un anno di Covid si ritorna a giocare davanti al pubblico. Giovedì i tifosi hanno dato una spinta enorme alla squadra, oggi l'ennesima riconferma. Il pubblico è stato eccezionale, sia in gara 1 che in gara 2. Come dissi il primo giorno che sono arrivato, tutti insieme, quello che dico ai ragazzi, tutti insieme davvero, quello che conta è la squadra, quello che conta è San Severo. C'è bisogno di pensare a questo, mettere da parte amarezze, delusioni, frustrazioni, tutto ciò che è passato è passato, c'è da vincere una partita. Grazie coach e forza Neri.